anche il Consolato Generale della Repubblica di Corea a Milano, che ha deciso di dare il suo logo, il suo patrocinio morale per questo evento, e lascio subito la parola a Vincenzo Canfora, che ci farà venire l'acquolina in bocca che stasera. Speriamo proprio di sì. Buonasera a tutti. Quindi stasera il focus sarà cucina regionale coreana. Abbiamo già parlato di cucina coreana nei precedenti webinar dell'anno scorso, precedenti cicli, e oggi parleremo della cucina regionale coreana. È una caratteristica che trovo molto interessante, che insomma la Corea, seppur una penisola relativamente piccola, vanta una grossa tradizione regionale, sia per quanto riguarda tradizioni, ingredienti e ovviamente piatti. Ed è qualcosa che un po' rimanda anche alla nostra tradizione, quella italiana, quindi lo vedo anche come un punto di contatto tra le due culture culinarie. Quindi cominciamo questo viaggio culinario, spero che alla fine avrete fame, perché abbiamo un sacco di piatti da vedere insieme. Quindi cominciamo subito da un piccolo cenno di storia. Questo è il primo accenno di cucina regionale nel XVII secolo ed si trova in questo testo di questo scrittore, Ho Kyun, che è questo scrittore in esilio che scrive proprio dei piatti che sogna di consumare. E proprio questi piatti vengono poi questi piatti e ingredienti vengono proprio categorizzati per la prima volta secondo le province di provenienza. E quindi è interessante capire che, insomma, questo periodo dell'epoca Joseon, c'è questa proprio regionalità che già esiste e quindi come fonte è interessante, insomma, sapere un po' da dove proviene questa regionalità. Cominciamo dalla capitale di Seul. L'abbiamo affrontata dal punto di vista turistico la scorsa settimana con Jordi. E parliamo di Seul, quindi una città enorme, anche internazionale, dove si trova cibo da tutto il mondo. Interessante sapere che la cucina di Seul deriva molto dalla cucina dell'epoca Joseon, la cucina di corte, che attirava in sé ingredienti provenienti da tutte le parti del regno. Ed è una cucina ovviamente elegante, che poi ritroveremo anche in altre cucine regionali. Ammiriamo alcune piatti della cucina di corte dell'epoca Joseon. Uno dei più rappresentativi è lo Shinsollo, che vedete qui in alto, che è un hot pot, una casserola elaborata, un piatto molto elaborato che conteneva sia carne che pesce, funghi, verdure e cotte in un brodo di carne. Ed è molto rappresentativo della cucina di corte coreana. Abbiamo anche sapori delicati come il porridge riso con pinoli, anche questo parte della cucina di corte. E poi il gujeolpang, che è un altro piatto rappresentativo, che ho detto anche vassoio delle nuove prelibatezze. Sono verdure di stagione, carne o pesce, servite con delle crespelle fatte di farina di grano. Diciamo, questi ingredienti vengono poi avvolti in queste crespelle e consumati. Un'armonia di, come potete vedere anche dalla foto, un'armonia di colori e sapori che rimanda anche un po' ai concetti filosofici che sono dietro la cucina coreana. E quindi, insomma, volevo introdurre un po' la cucina di corte, che è molto importante per capire anche un po' i concetti e la tradizione della cucina coreana. E viene anche tuttora servito in occasioni importanti, in banchetti o celebrazioni. Continuiamo, siamo ancora a Seul. Tra i piatti rappresentativi della cucina di Seul troviamo il solontang, che è un piatto, una zuppa di carne di manzo cotta in un brodo fatto con ossa e costine di manzo, dal caratteristico colore lattiginoso. Viene servito di solito con del riso e condito a seconda del gusto con sale e pepe. Abbiamo anche una zuppa piccante, il yukgaejang, anche qui carne, zuppa di carne molto densa, con scalogno e verdure cotte per lungo tempo. E andiamo un po' anche sul dolce, lo gyakbap, detto anche yakshik, riso glutinoso, giuggiole e pinoli, preparato con olio di sesamo e miele, salsa di soia e altre spezie. Viene spesso consumato durante i festeggiamenti.
o delle festività coreane particolari, e anche matrimoni, celebrazioni. Cucina di corte, ovviamente, dopo aver insomma un po' accennato a quali piatti ci sono, sarebbe bello anche assaggiarli o provarli. Tra i ristoranti me ne consiglio un paio dove è possibile provare questi piatti, una vera esperienza di cucina reale e anche imparare a cucinare. C'è diciamo, c'è il Popular Institute Royal Cuisine a Jongno, vicino Hanguk Station, dove poter fare dei corsi e anche assaggiare dei piatti della tradizione della cucina di corte. Tra i ristoranti, io ho incluso un po' di ristoranti che conosco, che insomma ho visitato e ho apprezzato. Tra questi sono Park, che insomma è aperto già da qualche anno e offre cucina casereccia, quindi ingredienti di stagione, cotti in maniera semplice. È un ristorante a gestione familiare e tra l'altro l'ho intervistato anche un po' di tempo fa e trovate l'intervista anche sul sito. E poi c'è l'altro ristorante che ho visitato, il Baekje Sichang, anche qui in cucina casereccia, ingredienti di stagione, assolutamente da provare se siete in zona Mapo, zona Hongdae. Ovviamente Seoul non potevo non includere anche dei ristoranti di fine dining. Forse i migliori al momento, cioè sicuramente Mingles, che forse molti conoscono, con lo chef Kang, insomma, che ha davvero rivoluzionato un po' la cucina tradizionale coreana, portandole anche a livello internazionale. E c'è anche questo progetto invece molto interessante di Long Jun con lo chef Heonhee Cho, che lei ha lavorato molto sulla cucina di corte, quindi propone anche rivisitazioni dei piatti di cucina di corte. Ed è cioè interessante da visitare se avete l'opportunità di viaggiare a Seoul. Ovviamente, tra le mie preferite c'è anche la cucina dei templi buddisti, insomma, a cui abbiamo dedicato anche un webinar, diciamo, l'anno scorso. Potete sia ovviamente fare lezioni di cucina dei templi buddisti, c'è il centro di cucina dei templi buddisti a Insanong, o provare diverse esperienze culinarie, quindi potete assaggiare diversi percorsi al Bar Gonyang, che è proprio anche a Insado, c'è cioè il ristorante di cucina dei templi buddisti. E per chi è vegetariano, suggerisco un ristorante di Dubu o tofu, che tratta il tofu in diverse preparazioni molto buone, anche questo ad Ongde, è il ristorante Konjongde, scoperto l'anno scorso, ma veramente molto buono. Quindi per chi è vegetariano lo consiglio. Poi insomma, poi dopo se avete domande o manderemo degli indirizzi di ristoranti, sicuramente, quelli non mancano. Continuiamo. Abbiamo accennato un po' con Jordi sullo street food, ci sarebbe da parlare tantissimo di street food, l'accenniamo. Tre mercati che consiglio di visitare se siete a Seoul, dove potete assaggiare dell'ottimo street food. Mangwon, il mio mercato preferito, ancora non troppo turistico, quindi c'è un'atmosfera più autentica ed veramente potete trovare tantissimo cibo da strada come il pollo piccante, gli hot dog o il Komak Kimbap, sono dei mini kimbap, quindi enigmi rotoli di riso e alga essiccata, chiamati Komak perché sono, insomma, non si riesce a smettere di mangiare, talmente sono buoni. Street food, ma anche ristoranti dove ci sono ottimi ristoranti di noodles e di sujebi che consiglio a Mangwon, sia di Kalguksu o di sujebi. Tongji Market l'ha accennato Jordi l'altra volta, che qui c'è tantissimo cibo da strada da assaggiare, quindi da visitare se siete a Seoul. Ed è per chi è appassionato di carne, consiglio il Jongno Sinjin Market. Devo poter assaggiare, famoso per le grigliate di carne, soprattutto di interiore di manzo, come il Gobchang. Per proprio lo street food ci sarebbe da fare un webinar a parte, quindi lo accenniamo in questo oggi. Ci muoviamo da Seoul, la regione che circonda la capitale. Anche qui, in questa regione, troviamo delle ricette abbastanza semplici come tradizione di cucina casereccia, però è interessante sapere che la cucina di questa regione è anche influenzata dalla vecchia capitale del regno Goryeo,
ed era una tra le più rinomate e particolari, come vedremo anche un po' dai piatti. Tra la tradizione di Kaesong, proviamo per esempio il Jeoranjik Tteokguk, una zuppa di gnocchi di riso dalla forma molto particolare, quasi a bozzolo, che era tipico della cucina di corte di Kaesong. E questi Aepyeongsu, che sono dei mandu, sono quindi dei ravioli estivi di forma rettangolare, consumati in estate in brodo freddo, sia di carne di manzo o di pollo, ed è riempito con tantissimi ingredienti, tofu, ostriche, pinoli, carne, verdure, sono serviti di solito con un intingolo di salsa di soia e aceto. A Kaesong si utilizzava anche molto il maiale, più il maiale rispetto al manzo. Tra i piatti che è tipico di questa regione c'è anche il sundae, che forse l'avrete visto sia come street food, quindi delle salsicce di sangue di maiale, vermicelli e verdure. Procediamo sempre nella regione di Gyeonggi, anche questo. Un tipo di particolare kimchi, il Bossan kimchi, detto anche Sam kimchi, un kimchi avvolto nelle foglie di cavolo cinese, cibo complesso, stravagante, anzi proprio dal punto di... anche perché includeva tanti ingredienti diversi, sia anche pesce, giuggiole, pere, ostriche, castagne, pinoli, davvero di tutto. Ed viene accompagnato spesso da del maiale cotto al vapore, viene servito anche questo in occasioni speciali. Suwon, parliamo ora di carne, parliamo di Suwon. Suwon è famosa, conosciuta per il Suwon Galbi, quindi le costine di Galbi cotte sulla brace. La particolarità di questo Suwon sia il taglio molto sottile, ma anche il fatto che vengano marinate nel sale per massimizzarne il sapore. E insomma, Suwon è qualcosa che va provato. Ci sono diversi ristoranti che ne consiglierò, penso uno dopo. Altro piatto che anche tra i miei preferiti è il sugebi, tipico della regione di Gyeonggi. Stesso impasto di kalguksu, quindi dei noodles tagliati a coltello, ma la particolarità è che l'impasto viene strappato con le mani perché avete proprio delle bites di impasto e diciamo, donano una consistenza abbastanza unica ad ogni boccone, anche perché spesso si fanno diversi, anzi si dice che più sono diversi questi pezzetti di pasta, più è saporito il sugebi. E ovviamente il brodo è di solito un brodo di pesce fatto con le acciughe essiccate o alga. Ho un paio di indirizzi dove provare sia il galbi a Suwon, e anche gli altri piatti che ho consigliato, come il pionsu e il mandu. Interessante il mercato di Incheon, Shinpo, Tenshan Market, dove potrete trovare cibo da strada di tutti i tipi. Quindi assolutamente da visitare. Carino anche il fatto che diciamo, questo mercato è stato creato nel XVIII secolo. Interessante, nel secondo piano di questo mercato è possibile, è stato ricreato un po' l'atmosfera del tempo, quindi è anche carino da visitare se siete a Incheon, ed è anche vicino da Seul, in realtà sono tipo meno di un'ora di treno. Ci spostiamo nella regione di Chuncheon, a sud, diciamo rispetto a quelle che abbiamo visto ora, è una cucina un po' più frugale, più semplice. Una regione comunque ricca di ingredienti, sia per quanto riguarda i prodotti ittici, grazie alla presenza del mare, ma anche la presenza di ingredienti di erbe selvatiche e funghi provenienti dalle montagne. Conosciuta anche per i prodotti di pesce fermentate. Ovviamente cucina frugale, quindi cucina semplice, essenziale. Tra i piatti tradizionali di questa regione abbiamo il Jangguppa, che insomma deriva un po' dalla tradizione contadina per avere un pasto semplice, quindi un riso, riso cotto in una zuppa a cui venivano aggiunti ad esempio kimchi, kaktugi, quindi tagliato a cubetti, o verdure. Molto semplice, modo veloce ed economico di soddisfare il proprio appetito.
Il chongguchang è uno di quei alimenti, di meno di quegli ingredienti, quelli, o il chongguchang, chige, di quei piatti che forse o lo si odia o lo si ama, forse perché se avete già familiarità con il doenjang, il chongguchang è un tipo di pasta fermentata, il procedimento è un po' diverso, però diciamo, la fermentazione è più breve e il risultato è molto intenso, si ha un odore molto pungente, sicuramente un superfood molto salutare, però diciamo, un acquired taste, bisogna un po' apprezzarlo perché il primo impatto può essere un po' forse difficile perché insomma, il profumo e il sapore molto molto intensi. Detto ciò, viene condito poi con verdure, tofu ed è un Si produce una zuppa molto corroborante, che a me piace molto. Poi abbiamo, dicevamo, anche piatti semplici, quindi anche qui, anche in Konna Mulbap, un riso mescolato con germogli di soia, anche qui piatti molto semplici. Un altro piatto che forse è un'eccellenza di questa regione è il Kajang, il granchio marinato. Diciamo sì. Preparazione un po' laboriosa, quindi questi granchi vengono marinati e bolliti in salsa di soia e serviti poi con cipollotti, aglio, zenzero e serviti marinati così. Ed è molto, molto saporito, molto buono. Forse un po' l'approccio è un po' complicato perché insomma è anche difficile da mangiare, però ne vale la pena. I coreani, insomma, serviti poi questo piatto molto sapido con il riso bianco è cioè un accoppiamento perfetto. Parliamo di cucina semplice, rurale. Non posso non menzionare la Sirigaguk, che è una delle mie zuppe preferite. Sirigaguk utilizza le foglie essiccate dei ravanelli coreani durante che vengono preparati per il kimchi e vengono essiccate, successivamente vengono cotte con del doenjang per creare una zuppa deliziosa e nutriente. Può essere aggiunto anche la polvere di semi di perilla, la dalgae, rendono ancora più densa e gustosa. Sicuramente una delle mie preferite, quindi la consiglio assolutamente. La mangio sempre quando vado in Corea. Un paio di ristoranti da suggerire per il granchio marinato a Tean nella regione. E anche un altro ristorante che ho visitato tempo fa di cucina tra virgolette medicinale che utilizzano verdure di montagna e verdure dalla capacità da erbe selvatiche medicinali e carne. Un risotto molto particolare, ma da provare, tipico della tradizione rurale coreana. Passiamo alla regione di Gyeongsang. Anche qui posizione perfetta per quanto riguarda prodotti ittici, sia alghe, pesce. È interessante anche la città di Busan, che è poi la città più grande della regione. È un mix, una mescolanza di ingredienti e tradizioni diverse provenienti dalla Corea, ma anche dall'estero, perché comunque è una città portuale. La specialità di questa regione sono sicuramente i chotgal, sono i frutti di mare o pesci fermentati. È una specialità tipica di questa regione che vengono poi utilizzate tantissime preparazioni, servite come contorni, nelle zuppe, nel kimchi, assolutamente fondamentale. Infatti parliamo del Miol Chichot, uno forse dei chotkal più considerati, fatto con le acciughe salate e fermentate. Ingrediente essenziale, il chotkal è un ingrediente essenziale nella cucina coreana, che dà sapore, aiuta nella fermentazione, assolutamente fondamentale. Anche qui ci sarebbe da fare un webinar solo sul chotkal. Tra i piatti più apprezzati e forse anche un po' più familiari c'è il Kalguksu. Quindi dei noodles fatti con farina di grano cotti in un brodo di vongole, assolutamente gustoso, da provare. L'ultima volta che sono stato d'inverno a Busan, mi ha salvato questo brodo bollente e gustarmi questi noodles è stato buonissimo, quindi assolutamente da provare e anche facili da fare.
Un'altra specialità di questa regione del Gyeongsang è Dongle Pageon, della città di Dongle. Quindi un cipollotto, un pancake particolare fatto con cipollotti, ostriche e frutti di mare, lumache di mare, vongole. Molto gustoso. Gyeongsang, ovviamente, frutti di mare, pesce, ma anche una tradizione molto forte della città di Andong, che è un punto di riferimento anche della cultura confuciana. London Chimdak è forse il piatto più conosciuto, prende nome proprio dalla città. Quindi un brodo di salsa di soia dove cuciniamo pollo, patate, verdure e noodles di tamyo, i tamyo sono noodles di fecola di patata dolce. Assolutamente gustoso. Ci sono tantissimi posti dove mangiarlo, anche a Seul, ci sono delle catene. Vi consiglio di assaggiarlo, soprattutto per chi non gestisce molto bene il piccante, uno di quei piatti non piccanti che si possono, o poco piccanti che si possono assolutamente assaggiare. Torniamo sul pesce. Il degucciri o degutang è una delle mie zuppe preferite. Ci sono diverse versioni, versione piccante, versione non piccante. In questo caso il degutang o il degucciri è quella versione non piccante. Rinfrescante e gustoso. Un piatto molto popolare nella regione del Gyeongsang, quindi per chi è appassionato di pesce, di zuppe e il piccante magari non lo gestisce bene, uno di quei piatti da provare. Sapore molto delicato, molto, molto apprezzato. Parliamo anche di bevande, accenniamo qualcosa sulle bevande, in questo caso shikhye. È una bevanda coreana a base di riso e di malto, dolciastra. Si ottiene dalla fermentazione del riso con l'acqua e il malto. La ricetta varia molto da regione a regione, e una volta questa bevanda veniva preparata nelle onghi, quindi nelle ceramiche tradizionali di terracotta che servivano anche per la fermentazione del kimchi. E si beveva durante le feste o dei eventi importanti. Ora si viene spesso accompagna i pasti oppure viene servito alla fine come un dolce o un dessert. Vi consiglio, anche messo alcuni ristoranti che consiglio, poi magari vi manderò la lista a chi è interessato. Un degustang molto buono l'ho mangiato a Busan, questo ristorante. Come dicevo, a Namcintang ci sono tantissimi ristoranti o catene che lo offrono. Vi consiglio questo ristorante che ho visitato ad Andong qualche tempo fa. Pesce alla griglia, barbecue, un'altra esperienza da fare a Busan. Anche lì nella zona di Haeundae, Wanggal-li ce ne sono tanti. Io ho provato questo, insomma, consigliato da amici, e è stato molto buono. Nella zona di Dongle, a Busan, dove offrono sia frutti di mare, pesce, la griglia, polpi, assolutamente delizioso. Street food, ovviamente non manca neanche a Busan, che è una città molto grande. Ci sono due mercati che mi sento di consigliare, il Puchon Market e il Gukche Market. Snack, cibo da strada, da provare gli omuk, i tortini di riso, i tortini di pesce, scusate, tipici di Busan, oltre a tutto il resto del cibo da strada che conosciamo, quindi chon, tteokbokki, tutto delizioso. Cholla. E qui andiamo proprio tra le eccellenze della tradizione culinaria coreana, considerata spesso anche dai coreani la regione dove si mangia meglio. Io ho la mia preferita e non è Cholla, poi la scopriremo. Però una regione florida, materie prime dal mare, prodotti anche della montagna, campagna, davvero una cucina eclettica. Ed è insomma molto rinomata in Corea. Ed è conosciuta proprio per i sapori e per le quantità. Quindi si dice che anche quando chi mangia nella regione di Cholla viene servito con tanta una porzione molto grande e tanti contorni, tanti pancioni.
Anche qui eclettica, abbiamo detto, particolare. Il Jeonju Bibimbap forse molti lo conoscono, diciamo forse la punta di diamante dei bibimbap che si possono provare in Corea. È uno dei piatti popolari al mondo. Più di 30 ingredienti per la versione di Jeonju, ingredienti di qualità provenienti dalla regione. Tra i 30 ingredienti, sicuramente i germogli di soia, gelatine di fagiolo mungo, utilizzando proprio come condimento salsa di soia che è fermentata da più di 5 anni, l'aggiunta di carne cruda di manzo, tartar, con giuggiole, uovo e ginkgo. Davvero un'esplosione di sapori, assolutamente da provare. Rappresentativo della cucina coreana e della regione di Cholla. Diciamo che la cucina eclettica si mescola spesso carne e pesce. C'è questo piatto chiamato Samhap o tre prelibatezze, che consiste nella razza fermentata, Hongo, anche qui preparata all'odore che è molto forte, l'odore di ammoniaca importante, servito con del maiale al vapore. Possam e con del kimchi. Piatto molto particolare, gustoso e molto molto particolare per questa regione. Diciamo piatti particolari, questi tipi di mandu sono molto particolari perché sono non sono l'involucro non è fatto con un impasto di farina, ma è fatto con del pesce. Quindi spesso si sfilettano questi pesci orate o platesse, tagliati a filetti sottili, e si forma un involucro che poi racchiuderà la farcia, quindi verdure, carne, funghi, e poi cotti al vapore. Davvero particolare, era un piatto della cucina di corte, e anche diciamo, un piatto per l'upper class dell'epoca. Spesso veniva servito durante le celebrazioni, soprattutto delle persone più anziane. Quindi un piatto molto particolare e da provare se vi capita. Ovviamente parliamo anche di una zuppa di germogli di soia e di riso. Jeonju è anche rinomata per la coltivazione dei germogli di soia. È Konamul Gubap. Un piatto rinomato soprattutto perché, come hangover soup, insomma, si crede che dopo una serata di bagordi e di alcol, una zuppa di germogli di soia ti faccia ritornare in salute e come nuovo. Quindi, uno di quei piatti che insomma, vengono consumati anche per questo motivo. Quindi, da provare se uscite, se andate per bar da mangiare assolutamente. Dicevamo eclettica, anche qui qualche ristorante consigliare da provare la combinazione di tartar di carne di manzo con del polpo crudo, tipico della regione di Jeolla, in questo caso di Yeonnam. Jeonju Bibimbap, ci sono ristoranti anche a Seoul che lo vendono, che lo offrono nel loro menù. Io vi ho messo un ristorante molto conosciuto di Jeonju che ho provato ed è insomma. Che consiglio, è molto buono se siete a Jeonju. Vi consiglio anche un altro tipo di ristorante, questo è il Domon. È un ristorante particolare, insomma, un po' fuori dalla città, e coltiva e produce tutti i suoi ingredienti, quindi dalle materie prime, le verdure, ed è un esempio di cucina rurale della regione di Cholla. Vi consiglio di provarlo, come potete vedere la foto in basso. Quindi c'è tanta varietà di verdure di stagione ed è tutto prodotto a loro. Quindi se vi capita, lo consiglio. Gangon, parlavamo di cucine tra delle preferite. Ecco, la mia cucina preferita è quella di Gangon. La provincia ricca di ingredienti. Cereali,
verdure, patate, erbe selvatiche, pesce, c'è davvero di tutto. Ed è, diciamo, è rinomata anche per il sapore naturale, cioè cerca di preservare il più possibile il sapore naturale degli ingredienti. Introduco un po' qualche piatto che sicuramente forse avete visto. Nella regione di Gangwon si utilizza molto il grano saraceno, quindi un ingrediente molto importante nella tradizione di questa regione. Tra i piatti, memelchon, quindi il pancake di grano saraceno con del kimchi stagionato e cipollotti, specialità della regione di Gangwon, servito sempre con un tinglo di salsa di soia. Una longshimi, che per molti mari può ricordare un po' gli gnocchi, si utilizzano delle patate, di solito tra virgolette gnocchetti, cotti in brodo di verdure, alghe e acciughe essiccate. Si può trovare anche ovviamente in altre regioni, a Seul c'è un ristorante che lo fa molto bene, che poi vi consiglio di visitare se siete a Seul. Vi consiglio anche l'Ojingo Sunde, che sono calamari ripieni di carne e verdure. Tra l'altro abbiamo fatto l'anno scorso, credo, la video ricetta insieme con uno chef in collaborazione con Daesang Europe. Trovate la ricetta sul nostro canale ed è un piatto tradizionale della costa di Socio, quindi da provare. Continuiamo il nostro tour nel Gangwon con altri piatti. Crepe, sempre si utilizza grano saraceno, che sono queste crepe di grano saraceno, chiamate Memil Chongyan, che racchiudono poi una farcia di Damyeon, quindi di noodles di patate, kimchi, maiale o pesce. Molto buone. Assolutamente da provare. Da con un ingrediente particolare che insomma, viene spesso servito anche come contorno, le mukk, sono le gelatine. Gangwon è famosa per la gelatina di ghiande, che poi viene servita, condita con una salsa piccante, salsa di soia. Ed è insomma un ingrediente molto comune, lo trovate anche spesso a Seul servito come contorno. Anche qui parliamo un po' di dolcetti. Qui abbiamo delle crepe, piccole delle frittelle di farina di riso e dei fiori edibili, in questo caso cin dalle wajon, quindi con le azalee, condite con il miele. Insomma, si dice insomma, che quando si preparano queste frittelle, segnali davvero l'inizio della primavera, quindi è tipico della regione di Gangwon. In ristoranti ne ho diversi, anche altri piatti da consigliare. Interessante questo Buil Shetang, raccoglie erbe aromatiche spontanee dalle montagne, erbe medicinali, e offre dei menù che includono preparazioni, come vedete. La prima foto, tantissime verdure di stagione, quindi lo consiglio, ed è a Pyeongchang, se non sbaglio, sì, Pyeongchang. Altro piatto che è tra i miei preferiti è il Magoksu. Sono noodles di grano saraceno, condito con salsa piccante, a volte aggiunta di chotgal e polvere di semi di periglia. Mi piace, uno dei miei preferiti assolutamente, specialità di Gangwon. Vi ho lasciato un indirizzo anche per questo piatto. Parlavamo di Hongshimi, quindi di quei gnocchi di patate, e vi posso raccomandare questo ristorante, che in realtà è a Seul, che ho provato, tra l'altro aperto da pochissimo, chef molto bravo. Anche la location è molto bella, perché è una casa, un vecchio Hanok, restaurato, molto carino. Cibo buonissimo, come vedete anche altri piatti della regione di Gangwon, e si chiama Hongshimi, quindi a Mapo, stazione di Honggik di Hakgyo. Continuiamo
Siamo a Jeju, quindi siamo arrivati quasi alla fine del nostro viaggio. Isola di Jeju, mix unico di prodotti del mare e verdure coltivate, erbe spontanee. Una cucina che mi sta particolarmente a cuore, anche ho avuto l'opportunità di conoscere un po' di più grazie anche al mio progetto sulle Henio. In questa cucina spesso si utilizzano altri cereali oppure riso mescolato ad altri cereali come miglio o grano saraceno. Una cucina che mescola, come diciamo, frutti di mare e verdure. Tra i prodotti d'eccellenza troviamo l'abalone, ho detto anche orecchio di mare. Un tipico prodotto delle coste di Jeju. Viene utilizzato poi in tante ricette. Qui ne ho proposta una, che è il porridge di abalone, molto buono, corroborante da provare. Parliamo anche un po' di carne. C'è un prodotto tipico dell'isola di Jeju, che è la carne di maiale nero, una razza proprio dell'isola di Jeju, cotto alla brace. Ci sono considerato poi una prelibatezza per il gusto della sua carne. Ci sono tantissimi ristoranti che la vendono se siete a Jeju e siete appassionati di carne, da provare. Per il pesce crudo a Jeju trovate tantissimi prodotti. C'è questo pesce che è un cromis notata, il nome scientifico, detto anche chari o charidom in coreano. Piccolo pesce catturato sulle coste dell'isola di Jeju ed è apprezzato molto per il suo sapore delicato, già da molto tempo un ingrediente molto tradizionale. Può essere consumato crudo, come insomma, l'ho proposto io in questa foto, o anche in zuppa o grigliato, da provare se siete a Jeju. Anche un po' di street food a Jeju c'è, diciamo a balone. C'è insomma da qualche anno c'è questo nuovo prodotto creato, un kimbap, quindi un piatto arrotolato di riso cotto con abalone e delle uova. Molto, a me piace molto, molto, un piatto molto gustoso e lo trovate in diversi ristoranti a Jeju. Un altro street food particolare di Jeju sono queste crepe di grano saraceno chiamate bintok. Che non conoscevo, l'ho scoperto, diciamo, l'ultima volta che sono stato a Jeju, un street food molto tradizionale. Quindi sono queste crepe di grano saraceno ripiene di ravanello coreano, di mu. Quindi in questa foto l'ho trovato ovviamente nei mercati. Davvero l'ho visto dappertutto a Jeju. Sapore delicato da apprezzare, da provare. E come vedete costa pochissimo, 1.000 won. Ristoranti, Jeju anche ci sarebbero tante opzioni. Ne ho messi tre qui. Uno di pesce crudo, che insomma, tra l'altro location molto bella sulla costa, che è il Nam Myoho Mirak, e un altro, dicevamo, in cucina di Jeju, mescolano pesce, prodotti dell'orto, il bok chip sikdang, fa proprio questo, in questo piatto che una zuppa, in questo caso una zuppa che mescola pesce bandiera con della zucca servita con riso e numerosi banchan locali da provare nella città di Jeju, questo se non sbaglio. Un'altra esperienza da fare è un progetto nato da circa 3 anni fa per tramandare le ricette delle pescatrici dell'isola, chiamato Henio Experience o Henio Wok. Ci sono due o tre location sull'isola. L'Enio collaborano con degli chef locali per creare dei menu esperienziali. Menu che tramandano poi le tradizioni delle Henio, quindi il cibo che mangiavano le Henio, e abbinano anche storytelling, quindi raccontano storie del loro lavoro in mare e durante la cena. Un'esperienza molto bella da fare e la consiglio se siete a Jeju. Tra i mercati, abbiamo detto mercati street food,
dove è possibile acquistare ingredienti locali, dove i locali sono dei ristoranti. Ne consiglio due, uno che mi è piaciuto molto, che ho visitato l'anno scorso, no, mai 2 anni fa quasi, che è il mercato dei 5 giorni, perché è aperto 5 giorni al mese. No, ci sono qui una piccola clip. Potete trovare frutta e verdura di ogni tipo del luogo, quindi i famosi mandarini di Jeju. E ovviamente, come la maggior parte dei mercati coreani, ospita anche una sezione di ristoranti, dove potete trovare piatti locali, e cibo da strada. Quindi è un po' fuori forse dal circuito turistico, però merita. Quindi il mercato dei 5 giorni. Oppure, se siete in Jeju città, il Dongun Market, c'è il mercato notturno, quindi è attivo anche fino a tarda sera, anche lì pesce crudo, ristoranti, street food, da provare, assolutamente, include nel vostro itinerario a Jeju. E siamo giunti alla fine di questo viaggio gastronomico. Spero di avervi un po' stimolato l'appetito. Ci sarebbe tanto da dire ancora sulla cucina regionale, perché io giusto un accenno, perché è talmente ampia, una tradizione talmente ampia, interessante, profonda, che ci sarebbe veramente passare le ore. Poi è un argomento che mi incuriosisce molto, quindi spero di aver stimolato un po' la vostra curiosità. Quindi no, se avete domande, cioè, qualsiasi cosa, insomma, potete chiedere. Infatti prima ho lasciato un messaggio in chat che se qualcuno voleva poteva scrivere, dire domande oppure potete benissimo intervenire e dirle a voce direttamente. Sì, ristoranti, certo, li metteremo. Infatti, forse anche Jordi l'ha accennato l'altra volta. Volemmo mettere tutto in una piccola guida, per raccogliere questi 3 webinar che abbiamo fatto. Però, se volete, possiamo anche inviare la lista, certo. A chi dice che è venuta fame e voglia di A mangiare tutto. Ma chi lo dice? a quest'ora. Grazie. Poi, grazie, molto interessante. Non vedo l'ora di mettere in pratica tutti i No, suggerimenti. Miam. spero. Poi sono piatti, insomma, che forse non sono neanche molto conosciuti, a parte ovviamente eccellenze, cioè come il Gyeongju Bibimbap, eccetera. Però ho cercato un po' di far vedere che ci sono veramente, c'è tantissima varietà. Infatti ci sono molti piatti che non ho ancora avuto modo di assaggiare nemmeno io. Per non parlare poi dei tipi di kimchi, cioè c'è un mondo proprio, c'è un mondo da Vabbè, lì poi esplorare. andiamo proprio, non so quanto tempo ci voglia per parlare di tutti i tipi di kimchi. Ah, c'è gente che parte. No, parto tra 3 settimane, mi è venuta voglia di provare Ah, tutto, allora questa sì, indiana sartina. dobbiamo mandarti qualche consiglio. E Sì, Elisabetta, sì, la vedo. Sì, usano l'aglio, però è diverso dal nostro. Il nostro aglio è sempre più forte, più sì, intenso. stesso i coreani dicono che il Cioè, nostro aglio è più pungente. quindi ne usano tanto, ma non è pungente come il nostro. Quindi non ti spaventare, si mangia anche crudo abbastanza tranquillamente in Corea. Quindi non ti spaventare, mangia anche, non ti mangia pure, non ti preoccupare. Comunque, se c'è qualcuno come Diana che ha bisogno abbastanza velocemente della Sì. lista, ci può mandare un'email così ce lo Ci mando ricerchiamo. un'email micibasilio@gmail.com e mandiamo la lista. Certo. 3 settimane. Certo. Bello. Ti invidio, Diana. Ah, poi c'è Leggo Casa come nome. Grazie, il mio viaggio a settembre sarà super, grazie ai vostri suggerimenti e ai miei esperimenti di cucina. In Italia si trovano. Aspetta, sono a cosa? Beh, lei abita a Milano, è un vantaggio. Beh, sì, no. Sì, si trovano, in realtà si trovano. Anche quelle un po' più particolari, ad esempio, ho parlato della Shiregiguk, no? Con le foglie di ravanello essiccate, e in realtà si trovano nei negozi coreani di Milano. Per esempio, il Sempreverde che sta a Loreto ce l'ha. Altrimenti ci sono gli alimentari cinesi, si trovano. Poi A c'è Milano, Simona. qua, Comunque ovviamente non c'è problema, penso. A c'è meno che Simona abbia. Bernabé.
scusami, vai, vai. Perché ovviamente le erbe di montagna, quello è un po' più complicato, però insomma, altre si trovano. Quindi Simone Bernabé dice: l'uso del sale per fermentare della salsa di soia ne fanno mediamente una cucina molto saporita. Guarda, in generale ti dico di sì, soprattutto la fermentazione, però in realtà è tutto relativo. Per esempio, cioè per i coreani la nostra cucina è molto saporita. Da loro, secondo me, dipende molto dai piatti. Ci sono piatti che sono per niente spiccanti, per niente molto sapidi, quindi c'è da provare, niente da provare. Poi leggo Alessia, Vai, di vai. Ti Chionzu, hai qualche piatto o ristorantino da consigliare? posso, sì, ti posso scrivere? Ci penso un attimo. Ci penso un attimo e ti mando, mi mando un'email e ti posso rispondere. Poi Diana Sarcina, generalmente qual è il prezzo medio per un pasto al ristorante a Seul o nelle altre città? Guarda, il prezzo varia tantissimo, ovviamente da quello che mangi, in che zona sei. Puoi anche mangiare bene, tenendo un piatto con tanti contorni, con 6.000-7.000 won, che sono 6 euro, insomma. Dipende veramente da quello che, dove sei e cosa vuoi. Quindi va dai 6-7 euro a salire. Diciamo, il periodo di quando trovi un kimbap a 3.000 won non c'è più, non esiste più, diciamo. Però, insomma, non è tanto caro mangiare. Però fuori da Seul si trova ancora qualche kimbap a Sì. 3.000 euro. Poi c'è Stefana Iannilli che dice: anche io partirò a Che metà bello, aprile e periodo andrò anche a migliore. Jeju. Come vegetariana, purtroppo molti piatti li dovrò scrivere. Ah, ok. Ah, sì, per Sì. Sì, fargli scrive vedere, pure scrive. Stefania, ho diversi, cioè, tranquilla, ti posso consigliare piatti. Ristoranti a Jeju. Ma perché più ristoranti? Perché no, di solito Sì. i ristoranti coreani hanno menu molto piccoli e si focalizzano su qualcosa di specifico. Esatto. Quindi forse è Quindi meglio sì. andare ai ristoranti apposta per vegetariani dove si sa Sì. che c'è qualcosa vegetariano. Chiedi pure. Gabriele Marcolongo, confermo la bontà del porridge di Avalone, immagino che fosse. Sì. Il maialino di Jeju si scioglie in bocca, idem la freschezza del pesce crudo. Perché mi esce? L'anno scorso abbiamo trovato un ristorante a Jeju, Costa Sud, che era fantastico, però non ricordo il nome. Difficile. Sì. Poi, vabbè, Anto che dice che partirà il 21 aprile, che Che bello! bello, tutti aprile vanno, aprile migliore. E poi No? c'è Elisabetta. Bungo Pang, lo vedo. Bungo Pang, sì. Dei pescetti dolci con i fagioli rossi. Pescetti dolci con i fagioli rossi. Credo si riferisca al Bungo Pang. Ah sì, non avevo ancora letto la domanda, mi avevo preceduto. E quelli si ritrovi nei mercati, street food, li trovi dovunque. Sì, ovunque, è vero. Veramente ovunque. Non penso sia tradizionale di una regione o di un'altra. Ah, poi c'è Patrizia che dice ci vediamo giovedì prossimo, e io questo l'avevo detto a inizio Ah, sì. serata, lo ripeto, poi vi manderemo anche la comunicazione ufficiale. È stato spostato il prossimo webinar all'11 aprile, quindi non giovedì prossimo, ma giovedì 11 aprile, sempre allo stesso orario. Oh, Stefana Iannile Bello. andrà nei templi, Che bello. bello. Poi Diana Sarcina. Mentre per quanto riguarda i supermarket aperti 24 su 7, stile 7-Eleven, è possibile trovare comunque qualche piatto tipico pronto? Sì, ci sono, diciamo, tantissimi prodotti pronti da provare, bibimbap, bulgogi, insomma, quelli più famosi ci sono, si trovano. Vabbè, però si trova la versione Toshirak, La versione quindi d'Oshirak, sì. Esatto. sì, non è come nel ristorante. No. Arianna De Vito, per consigli... Ah, Ah, grazie. sono io, Scusi. ciao Ariel. Ah, Doma, no, Doma, ok. Comunque, vabbè, Grazie. Arianna che scrive anche lei per i Ah. nostri blog, ha detto mandate un'email a kimsebasilico@gmail.com oppure anche a info@viaggioincorea.it che avevo scritto a qualcun altro. Ah, Basta che mandate un'email all'email segnate sui nostri blog e vi risponderemo.
Grazie Irene, ci ha consigliato un ristorante. Toma. Nella zona Dopo. di Insadong, eh? Ok, la zona insomma, però niente mi piace tanto. E Cosa devo tenere poi, Carolina, presente? cose varie ed eventuali che consigliate da prendere negli alimentari asiatici di Milano? Ad esempio, cosa prendere al Sempreverde? Sempreverde mi piace, molta scelta, perché si focalizza proprio sulla Corea. C'è tanto, cioè veramente dipende dalle salse base per cucinare fino a ingredienti. C'hanno anche cose congelate, anche i dumpling, c'hanno il kimchi che fanno loro pure se non sbaglio. C'è veramente di tutto. Quindi voi di Milano siete fortunati comunque. C'è veramente di tutto. Poi, Elisabetta Alloni, guardante serie coreane, vedo tanti piatti, ecco perché mi attirano. Ma che dici, anch'io ho iniziato. Anch'io, già vabbè, io me li so, anch'io faccio come lo scrittore del XVII secolo, me li sogno anche io. Grazie, Vabbè, ci Francesca. ringrazio, mi sembra davvero interessante. Quindi l'ultimo incontro si tiene l'11 aprile, esatto, l'11 aprile è l'ultimo incontro e sarà su altre città da visitare. In Corea del Sud, oltre Seul. Poi Lorenza, curiosità, il grano saraceno della regione di Gangwon, per me una bella sorpresa, è coltivato nella regione, scrivo dalla Valtellina, qui purtroppo oramai maggior parte importazione. Ora, io non so se la maggior parte è coltivato lì. So che c'è coltivazione tradizionale, ma come anche sull'isola di Jeju, perché insomma la coltivazione di riso è un po' complicata in quella regione. Quindi credo ci sia. Non so ora che me lo dici a che livello, però è un prodotto tradizionale, quindi c'è coltivazione sicuramente. Poi vediamo cosa c'è, un'altra Stefana Iannini che ci ringrazia. Mi sembra non leggo altri messaggi. Vabbè, poi ho detto, qualsiasi dubbio, suggerimenti, domande, potete sempre Contattarci. condividere. Se volete condividere qualche ristorante, benvenuti. Qualche suggerimento di prodotto da mangiare. Bene, se non ci sono altre domande, io direi che Ah, possiamo. pubblico, cioè. È arrivata. Ci Giorgia, sono. libri di cucina regionale coreana da proporre, anche in inglese. Di cucina regionale, guarda, si focalizzi sulla cucina regionale, che io sappia, no, in inglese non ce ne sono. Ci sono libri di cucina coreana che hanno la loro sezione sulla regionalità, eccetera. Ci sono titoli in coreano sicuramente. In inglese, che io sappia, no. Potrei sbagliarmi, ma che io sappia, no. Poi, vabbè, ci sono vari ringraziamenti, molto Grazie, carine Elisabetta Alloni che dice grazie mille, molto interessate, siete una bella scoperta, grazie. grazie. E Eva Sorribas, a maggio farò un Grazie. corso Ah, di vedi. cucina coreana a base all'Istituto di Cultura, Istituto di Cultura Bello. Coreana a Roma. Bello, sono bravo la chef. Mi sono... No. Bello, Grazie a bello. tutti voi per i complimenti, mi hanno molto Grazie. piacere. Grazie. Quindi poi se volete anche supportarci c'è Buy Me a Coffee dove Ah, metto il link in potete chat. appunto comprarci un caffè per supportare il nostro progetto. Ah, sono Sì, sending vorremmo Sambida. poi continuare a proporre eventi, webinar. Quindi, insomma, il vostro aiuto sarà fondamentale. Anche per organizzazione di futuri eventi, anche Eh invitare sì. altri ospiti e magari riuscire a Magari. organizzare l'evento che abbiamo Abbiamo. tenuto in presenza l'anno scorso a Sì. Napoli, Farlo ancora più grande. chi c'è stato sa che è stato molto, molto interessante. Va bene, allora vi ringraziamo tutti, vi auguriamo una buona cena, dato che ormai ci è venuta l'acquolina in bocca, io sto morendo di Ci dobbiamo cucinare E coreano stasera. ci Grazie, grazie a tutti. vediamo l'11 aprile, quindi anche buona Pasqua a tutti. È vero, è vero. Buona Pasqua allora. Per chi, beh, sì. Quindi ci vediamo l'11 aprile. L'11 aprile, sempre Chi va alle in Corea 17:30. prima dell'11? Buon viaggio, mandate qualche foto, condividete.
Taggateci su Esatto, Instagram. condividete le vostre esperienze. Ciao a Grazie. tutti, grazie ancora. Grazie. C'è anche il gatto ringrazia. Grazie, buona serata.